Antonio, ci dici tu? Ci siamo. Eccoci. Ok, siamo in diretta, andate pure. Buonasera, vedo che siamo in diretta anche su YouTube. Buonasera a tutti e buon 2021, perché in fondo siamo solo al 9 gennaio 2021. Benvenuti a questa occasione di approfondimento che abbiamo voluto chiamare Chiara Lubich, L'amore vince tutto fra storia e fiction. Sono passati in fondo solo 6 giorni, dal 3 gennaio, quando il TV Movie su Chiara Lubich è andato in onda in prima serata Rai 1 sulla TV nazionale italiana. Vorrei fare un riepilogo di quanto è successo in quest'ultima settimana. Innanzitutto, il film è rimasto eccezionalmente disponibile per tutto il mondo per le successive 48 ore su Rai Play, sulla piattaforma Rai, ed è tuttora disponibile, ma solo per l'Italia, sempre su Rai Play. Il 4 gennaio alle 10 del mattino sono usciti i dati di ascolto della serata precedente ed è stato allora che ha fatto la comparsa per la prima volta questo numero. 5.641.000. È il numero degli spettatori che ha seguito in diretta appunto il film su Rai 1, un numero che corrisponde ad una percentuale che è il 23%, lo share degli ascolti. Il film ha totalizzato un primato assoluto nella prima serata televisiva appunto del 3 gennaio. Questi sono dati parziali, non sono i dati definitivi perché non abbiamo ancora quelli relativi delle visualizzazioni sulla piattaforma RaiPlay, non abbiamo quelli relativi alla visualizzazione nel mondo delle successive 48 ore. Però ci poniamo la domanda fondamentale: perché questo straordinario successo di pubblico? Per non dirvi poi la corposissima rassegna stampa, una quantità di articoli, servizi online sui social che stiamo tuttora raccogliendo. Ieri 8 gennaio il quotidiano italiano Gente Veneta, in prima pagina, in una rubrica quotidiana che si chiama In un tweet, scriveva: "Sul film ci sarà pure qualche distinguo. Ma quante volte capita di raggiungere, emozionare e appassionare con una storia di Vangelo così tante persone?" Io lavoro all'Ufficio Comunicazione Internazionale del Movimento dei Focolari e ci sono arrivate oltre 1.300 mail, senza contare i messaggi WhatsApp o altro, dagli spettatori di tutto il mondo che hanno espresso un parere. Positivo o negativo che fosse, è indubbio che questo film ha emozionato, ha fatto riflettere, ha indignato anche, ha preso in contropiede, ha certamente sorpreso. Come per esempio il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, personaggio pubblico, che ci scrive che il nuovo anno inizia con un bellissimo ricordo di Chiara, protagonista e testimone della leggerezza dei valori forti. O la figlia di Gino Lubich, il fratello di Chiara, che scrive: "Bella la figura di mio padre e il rapporto tra i due fratelli. Credo sia stato importante far conoscere al pubblico questa figura di donna, straordinaria, anche se la si guarda, come faccio sempre io, solo dal punto di vista laico." Non dimentichiamo poi il pubblico internazionale, che ha visto il film letteralmente da ogni latitudine, come Clara Nam, una regista della TV nazionale coreana che ci scrive: "Avevo un certo pregiudizio sulla realizzazione di un film su Chiara, poi l'ho visto. La regia, le scenografie, la recitazione mi sono piaciuti. Il film ha offerto al mondo i fondamenti del carisma dell'unità." Devo dire che grandi fan del film sono stati i giovani, come Valeria che ci ha detto: "Mi piace il taglio del film, veloce ed essenziale su Chiara e le sue prime amiche." Una domanda però: e la critica? E gli specialisti del settore? In mezzo a tanti osanna, diciamolo pure, ci sono anche voci che avanzano riserve di vario tipo sul film o che si servono del film stesso per muovere accuse ai focolari, denunciare disagi, colpe di vario genere, come alcuni quotidiani hanno riportato proprio in questi giorni. E dopo ne parleremo. Restando nel campo della critica televisiva, Antonio Di Pollina è il TG
titola il suo pezzo su Repubblica del 5 gennaio scorso, Chiara Lubich, la storia vista di corsa. Lamenta un racconto universale, un racconto dei fatti e dei personaggi di Chiara, a suo avviso, troppo affrettato. Poi c'è la rivista di critica cinematografica online, Le Cinématographe, che dice addirittura che il risultato è altro rispetto alla figura universale di Chiara, universalità che non emergerebbe dal solo racconto degli anni degli inizi. Poi abbiamo quella che per me, questa è una confidenza che vi faccio, è stata una sorpresa assoluta, il settimanale Vanity Fair, che è una delle bibbie indiscusse della moda e del costume nostrani, ha dedicato al film ben tre pezzi e nell'ultimo si è riferito a Chiara parlando di femminismo gentile. E ha azzardato un improbabile a mio avviso, paragone tra Chiara Lubich e l'eroina di Bridgerton, che è la serie Netflix più vista del momento, questo per dirvi. Insomma, tutto questo per dire che cosa? Che il film ha innescato un vero e proprio dibattito a più livelli, in più contesti, dentro e fuori dal mondo del movimento dei focolari, un dibattito che è ancora in corso. Questo momento vuole essere un'occasione d'approfondimento, di conoscenza, di chiarimento, la possibilità per tutti noi che siamo collegati anche di fare le nostre domande, domande che vi invito a porre sulla chat di YouTube fin da ora. Ho visto che qualcuno ha già iniziato a scriverle. Le possiamo rivolgere ai nostri tre ospiti di eccezione che vedete accanto a me, Lucia Bignente, Saverio D'Ercole e padre Fabio Ciardi. Benvenuti e grazie di essere con noi questa sera. Ciao. Ciao. Inizio dicendo due parole su ciascuno di loro perché li possiate conoscere un po' più a fondo. Saverio D'Ercole, inizio da lui, materano d'origine, di Matera, vuol dire qui in Italia, è il produttore creativo della Eliseo Multimedia, la casa di produzione di Luca Barbareschi, che ha prodotto il film su Chiara. Prima di approdarvi, Saverio ha lavorato alla Lux Vide, dove ha fondato e diretto il settore editoriale. Ha anche insegnato scrittura e produzione per la fiction e per il cinema all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Alcuni titoli tra i progetti seguiti, Adriano Olivetti, Pietro Mennea, La strada di casa, Rocco Chinnici, Io sono Mia e ora Chiara Lubich. Lucia Bignente è teologa. È una napoletana doc che ha vissuto per vari anni in Polonia, dove si è specializzata in storia della Chiesa presso la Pontificia Accademia Teologica di Cracovia. Ha conseguito un dottorato in teologia all'Università Cattolica di Lublino. Poi dal 2010 è membro del Centro Studi del Movimento dei Focolari, Scuola Abba, e del Centro Chiara Lubich. È autrice di diversi libri e saggi, attualmente docente incaricato all'Istituto di Teologia della Vita Consacrata, Claretianum. Padre Fabio Ciardi è toscano, missionario oblato di Maria Immacolata, coordinatore del Centro Studi del Movimento dei Focolari, Scuola Abba, è professore emerito di Teologia della Vita Consacrata e direttore del Centro Studi dei Missionari Oblati di Maria Immacolata. Per Cittanuova ha pubblicato numerosi articoli, libri, in particolare della collana Opere di Chiara Lubich, ha curato il primo volume, Parole di vita. Poi, se posso permettermi, vi consiglio di seguire il suo interessantissimo blog. Mi saprete dire. Vorrei iniziare allora questo primo giro di domande, mentre ci arrivano le vostre, chiedendo a Lucia e padre Fabio una velocissima impressione sul film. Per Saverio, naturalmente, un'altra domanda in serbo. Lucia. Grazie Stefania, allora un saluto a tutti, vi immagino anche se non vi vedo, ma io direi certamente c'è una grande attesa di questa fiction e non nascondo di aver avuto un certo timore prima, perché forse un timore condizionato dall'impegno che cerco di mettere nella ricerca e nella ricostruzione storica della vita di Chiara. Però mentre mi accingevo a vedere il film ho pensato che non potevo farmi condizionare da questo e che avrei dovuto fare in certo senso piazza pulita per accoglierlo con un animo libero, come se fosse un dono che mi veniva fatto. E devo dire che mi sono commossa profondamente.
per vari motivi. Ne sottolineo tre brevemente. Il primo, perché ho sentito palpitare quel messaggio evangelico che ha penetrato tutto il vissuto di Chiara. Anche se, come è stato notato da alcuni, si è riusciti, come sempre accade in un film, a narrare forse più fatti esterni, però non di meno questa fiction ha mostrato con efficacia il fondamento, quello che un giorno ha fatto dire a Chiara: noi siamo nati con il Vangelo in mano. E anche mostrava l'attualità di questo messaggio. Mi è piaciuta tanto quella frase che Natalia dice a Ines nel rifugio, quando si rivolge a lei e le dice: ma a quanto pare è ancora il tempo per il Vangelo. Mi è sembrato un messaggio molto esplicito e molto significativo. Una seconda cosa, riallacciandomi a quello che tu dicevi dello straordinario successo di pubblico, che ha anche veicolato un'immagine di Chiara e delle origini del movimento. E questo fatto mi ha richiamato quel desiderio di Chiara di testimoniare che Dio è bontà, amore, ma anche verità e bellezza. Da giovane l'aveva colpito quella frase di San Francesco: Parigi, Parigi, tu distruggi Assisi. E proprio con il suo amore all'umanità, lei sentiva l'esigenza di tenere insieme la vocazione carismatica di queste due città, l'ispirazione spirituale Assisi, che riforma la società avendo a base proprio l'amore scambievole, una testimonianza evangelica, e lo studio, il pensiero forte. Ma lei aggiungeva anche una terza città, anche Hollywood, che diceva: non annienta Assisi e Parigi, ma le suppone, e non è se stessa se non essendo anche le altre due. Allora mi è sembrato che questa, se così si può dire, prima espressione di Hollywood incentrata sulla sua figura donasse proprio l'Assisi della sua vita, cioè l'esperienza spirituale dei primi tempi, ma facesse intravedere anche la presenza di un pensiero forte illuminato dalla grazia. E come terza cosa, ovviamente ci sono state tante scene che mi hanno colpito e anche tanti dialoghi, per esempio quelli con Gino mi sono piaciuti tantissimo, o anche quello finale dell'incontro con Ines. Tra le scene che mi sono rimaste impresse nell'anima in modo particolarissimo, menzionerei quelle che fanno seguito all'indicazione che le viene espressa di lasciare di essere responsabile del movimento. Quel perché da lei detto, che richiamava il perché mi hai abbandonato, è stato molto, molto forte. Poi la caduta lì a Piazza San Pietro, che mi è parso renda benissimo quanto Chiara aveva scritto a De Ferrari, proprio nel periodo, all'arcivescovo De Ferrari, l'arcivescovo di Trento, nel periodo degli interrogatori al Sant'Uffizio, quando non poteva dirgli niente, ma gli scrisse: la croce è pesante e io ho capito che cosa significa Gesù caduto sotto il peso della croce. La caduta unita a quell'immagine della cupola di San Pietro, della quale un giorno scriverà che ha un desiderio nell'anima, che sulla sua tomba ci sia un simbolo, la cupola di San Pietro, perché diceva: per me dice tutto, parla di quello che più amo e voglio amare, la Chiesa. E poi mi ha colpito il modo in cui il regista ha reso il momento in cui Chiara scrive le dimissioni. Non è un semplice sì all'autorità ecclesiastica, ma un sì libero, condiviso con il suo sposo, Gesù abbandonato, anzi sembra quasi redigerlo con lui nel suo guardare la croce. Un sì per la realizzazione del testamento di Gesù, come dice esplicitamente, rispecchiando il documento che c'è. Un sì dunque che esprime fedeltà, radicale affidamento di quanto sapeva essere di Dio, e nello stesso tempo manifesta la forza dello Spirito in lei. Si potrebbe dire che è una decisa epifania dello Spirito in lei che lo ha accolto. Ecco, questo in sintesi qualcosa. Grazie Lucia, grazie Padre Fabio.
Guarda, anch'io come Lucia ero un pochino scettico, perché io ho conosciuto bene Chiara, ho lavorato con lei, quindi c'ho dentro stampata la sua immagine. E dicevo, e adesso che cosa verrà fuori? Speriamo che non venga fuori una cosa pietistica, che poi è pietosa. E io sono rimasto molto colpito. Mi è piaciuto molto il film. Anche per la scelta dell'inizio. Cioè il periodo che racconta non è la vita di Chiara, è il periodo dell'inizio. E lei, parlando con noi, tante volte ci diceva, quando dovete studiare un fondatore di un ordine, di un istituto, di un movimento, andate soprattutto agli anni giovanili. Perché lì c'è l'ispirazione. In quell'inizio è racchiuso tutto quello che sarà lo sviluppo successivo. Per cui vedere che in questo film si è scelto di presentare Chiara con quella freschezza, con quella genuinità degli inizi. Padre Fabio, bisogna che si avvicini forse al microfono. Ecco, come al solito. Grazie. Va bene, sto dicendo appunto che mi ha colpito la freschezza, la limpidezza, la semplicità, perché io di quegli inizi ho sempre davanti a me l'incanto, cioè l'incanto di qualcosa di nuovo che inizia, che è bello, che è originale, che è semplice, poi dopo diventa complesso, più laborioso, nasce tutto un movimento. Ma all'inizio c'è proprio la scintilla ispiratrice che dà vita a tutto. È questo che mi è piaciuto nel film, vedere la bellezza degli inizi così semplici, così freschi e anche così profondi, così evangelici. Grazie Padre Fabio, grazie Lucia, perché già con queste prime battute penso che date diversi spunti di riflessione riguardo a tante cose che sto leggendo nella chat vivacissima del nostro YouTube. Intanto saluto di nuovo tutti, anche quelli che si sono collegati da pochi minuti. Siamo attualmente, quello che vedo io, 1448. Un saluto a tutti in tutto il mondo. Saverio, continuiamo con te. A te voglio chiedere, naturalmente non la tua impressione sul film, ma qual è la cosa più vera di questo TV movie? Cioè, con verità non intendo solo l'aderenza storica ai fatti narrati, una verità che ha anche una valenza esistenziale e spirituale. Qual è la cosa più vera per La cosa più vera è Chiara. No, nel senso che il film ha cercato di restituire una ispirazione che è di una grandissima attualità ancora oggi. Questo è quello che anche la Rai dopo Eliseo ha colto in questa storia ed è il motivo per cui ha deciso di raccontarla. Non era una storia facile da raccontare, perché è una storia, se vogliamo, anche raccontata nella sua semplicità, mentre invece in genere le fiction richiedono, come dire, richiedono tanti avvenimenti, sulla protagonista che in qualche modo possano rilanciare l'interesse sempre di più. Ecco. Invece quello che si voleva raccontare, in maniera fedele alla vera storia di Chiara, era questo mettere in pratica il Vangelo. Quello che fa Chiara è questo, la sua scoperta di Dio amore in quel periodo, in quel momento storico, è stata questa, cioè mettere in pratica il Vangelo. Quindi questa semplicità è stata la cosa, il cuore che abbiamo voluto, insomma, preservare, insieme anche a questa freschezza, come diceva Padre Fabio, questo desiderio di dare anche visivamente l'idea dell'amore attraverso i sorrisi, ecco, gli occhi, in un momento in cui tutto questo poteva sembrare paradossale. Ecco, l'obiettivo è stato questo qua, abbiamo cercato di preservarlo e grande merito in tutto questo, è chiaro, va a Giacomo Campiotti e a Cristiana Capotondi che sono riusciti a centrare questo bersaglio. Probabilmente, diciamo, è stata un po' un'operazione un po' incosciente anche da parte mia, perché avevamo tutto da perdere.
avevamo tutto da perdere nel raccontare questa fiction. E, il film è stato anche complesso dal punto di vista dell'aspetto economico, poi dopo l'attesa sui risultati, perché noi viviamo di questo, viviamo anche di risultato, non soltanto di un film compiuto. E invece, miracolosamente, mi verrebbe da dire, sembra che il film sia riuscito sia nei contenuti, sia poi dopo alla fine anche nella gestione del budget e sia anche come risultato ottenuto. Saverio, approfondiamo, mi fermo con te ancora un attimo perché vorrei proprio approfondire queste motivazioni, perché diciamo che nella raccolta in questa settimana delle domande più che ci sono arrivate, più diciamo più frequenti, ecco, ho stilato una sorta di top 5, cioè le 5 domande più chieste e richieste a te o di approfondimento. Questa delle motivazioni di fatto è di grande interesse. Cioè, cosa voglio dire? La domanda è tra le più semplici e banali. Com'è possibile che Chiara Lubich sia diventata un film? Mi spiego, cioè, con le regole ferree dettate dalle piattaforme streaming mondiali di oggi, la sua storia, diciamocelo pure, non aveva potenzialmente nessuna delle caratteristiche che avrebbero tenuto uno spettatore incollato al video. Cioè, allora, come sono andate le cose? Perché la Eliseo Multimedia ha scelto di raccontare Chiara Lubich? Allora, tutto nasce da una dichiarazione che fece l'allora direttrice di Rai Fiction, Tini Andreatta, che diceva cercava delle storie di donne italiane che avessero in qualche modo segnato la nostra storia, la storia del nostro paese. Quello è stato il momento in cui abbiamo ritenuto che fosse il momento giusto per proporre la storia di Chiara, che il mio capo, Luca Barbaresi, conosceva attraverso di me. Ecco, e allora abbiamo presentato questa storia a Tini e anche al direttore governance della RAI, Nicola Claudio, e al capo struttura, poi dopo il progetto Fabrizio Zappi. Loro hanno immediatamente colto la modernità e l'attualità della storia di Chiara attraverso questa prospettiva della fratellanza universale, questo sogno della fratellanza universale e questo agire di Chiara per la fratellanza universale. Nella società di oggi non si fa fatica a comprendere come questa esigenza sia appunto di grandissima attualità. Il film è partito, la scrittura del film è partita 4 anni fa, nel 2017, quando abbiamo coinvolto insieme con Giacomo Campiotti anche Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri e successivamente Francesco Arlanc, e non sapevamo che saremmo arrivati a girare questo film in questo anno così particolare della pandemia e ci siamo resi conto ancora di più, ecco perché poi dopo la messa in onda così subito ad inizio anno, noi abbiamo finito le riprese i primi di settembre, quindi abbiamo fatto un lavoro di post-produzione molto accelerato, perché avevamo la percezione che fosse un film capace di dare una risposta anche nella pandemia che viviamo oggi tutti quanti, una risposta fatta di speranza, ecco, che è la stessa che Papa Francesco continua a suggerirci da tempo, ecco, in tutto questo anno. Mi sembra che sia emerso da tantissimi questo segno di speranza che il film ha portato. Grazie Saverio, continuerei con Lucia proprio con una di queste, diciamo, tematiche tra le più gettonate. L'altro giorno in un'intervista che hai rilasciato all'agenzia SIR hai detto che si tratta di una fiction, cito, ad alto contenuto storico. Questa cosa mi ha colpito molto, trattandosi appunto del genere fiction, sembra una contraddizione in termini. Allora voglio chiederti se la scelta di circoscrivere il racconto a una finestra temporale così limitata tra il 43 e il 46, con una fondamentale incursione tra il 51 e il 52, a tuo avviso è azzeccata. E perché? Allora, iniziamo dalla seconda domanda, no? Sì, secondo me è proprio azzeccata, padre Fabio anche lo diceva, ma a me ha richiamato un'esperienza di Chiara che
è stata molto importante e che si, tanti di noi forse si ricordano che alla sua morte fu pubblicata sull'Osservatore Romano. Cioè un'esperienza vissuta ancora nel 72, quando aveva avvertito nell'anima un pensiero che le ritornava: lascia a chi ti segue solo il Vangelo, perché passeranno i cieli e la terra, ma la parola di Dio non passa. Quando lei aveva condiviso questa sua intuizione, era allora con i focolarini, aveva aggiunto una cosa, che quello che dovremmo fare però sarà sempre ritornare costantemente all'inizio del movimento e ricordare come Dio ci abbia offerto la chiave preziosa per entrare nel Vangelo. E faceva riferimento proprio a quell'esperienza di condivisione, di comunione, di fraternità, nella quale aveva avvertito la chiamata e la forza del Vangelo in quella comunità di Trento che voleva rivivere la prima comunità cristiana, così come raccontata dagli Atti degli Apostoli, no? Per chi ha conosciuto Chiara sa bene che Chiara, prima di tutto lei l'ha sempre fatto, è sempre tornata ai primi tempi, richiamava quella frase della lettera agli ebrei, richiamate alla memoria i primi giorni, e non si è mai stancata di ritornare a questi primi palpiti. Io vi ricordo come mi fece impressione quando sentì quello che lei aveva detto ai buddisti, ritornando a quei tempi, dice: accogliete questo, in una sala piena di migliaia di buddisti a Tokyo, accoglietelo come dono di una vostra sorella. E era una storia che, più che appartenere a lei, appartiene a Dio, una storia, tanto che la chiamata dell'ideale con la I maiuscola, dunque una storia donata, perché il carisma è un dono di Dio, ma anche storia di un dono che è accolto, e come si vedeva bene nel film, proprio nel farsi penetrare dal Vangelo, per cui la scelta di Campiotti mi è sembrata indovinata e anche direi sapiente, e penso che Chiara l'avrebbe condivisa di sicuro. Poi, per quella mia affermazione che può sembrare strana o quasi paradossale, di una fiction ad alto contenuto storico, io penso che, a parte alcune licenze che chiaramente il regista può permettersi, per esempio, non so, l'incontro con Gino nell'ospedale che avviene dopo il primo bombardamento, mentre invece dopo il 13 maggio del 40, ma questo non toglie nulla al senso di quel momento che è dato molto efficacemente, o fatti che qualcuno ha detto potevano essere evitati, come il canto nel rifugio, che è posteriore, storicamente non può essere, ma rende quella che è stata la realtà. Io mi è piaciuta per esempio tantissimo la figura del gerarca fascista. Ora, storicamente non c'era in quel momento un gerarca fascista, perché c'erano, dopo l'8 settembre praticamente Hitler aveva voluto una zona, sia Bolzano, Trento, Belluno, la zona di operazione nelle Prealpi, per cui non c'era un gerarca fascista. Non di meno il fatto che viene raccontato di Gino che salva e che dà la possibilità, per invito di Chiara anche ad un boia fascista di salvarsi, non di meno è vero. Allora c'è, per dirti, ecco, non esiste quel signor Sartori, però esiste semmai in un altro modo, insomma, per cui riuscitissimo anche in questo senso. Lucia, fra l'altro, grazie anche perché hai risposto a tante domande sulla storicità o meno di personaggi, di episodi. Già ci stai dando delle indicazioni molto importanti. Continuerei con Padre Fabio con un'altra di queste domande frequenti. La Chiesa dell'epoca. La Chiesa e la società dell'epoca, cioè in quali acque si muoveva la poco più che ventenne Chiara Lubich
Potrebbe descriverci questa chiesa italiana preconciliare, ma anche il clima sociale che si respirava all'epoca? Sì. Cioè, una delle cose che più mi ha colpito vedendo il film è la lettura che Chiara fa con le sue compagne del Vangelo. Al punto che a un certo momento mi sono detto: ma il vero protagonista di questo film è il Vangelo. Difatti poi si vede un Vangelo anche in atto. E questa è la grande novità. E nel film ci sono molte riserve sul fatto che una donna da sola possa leggere il Vangelo. Adesso anche qui è stato un pochino calcato, però di fatto si dice appunto che con il Concilio di Trento, dopo il Concilio di Trento, di fatto la parola di Dio è andata in esilio. Perché per la Chiesa di Roma la riforma protestante è stata un trauma. Questo solo la scrittura, cioè solo il Vangelo, ha posto questioni ai vescovi del Concilio di Trento. Cioè dobbiamo mettere in mano il Vangelo alla gente o succederà una nuova riforma o è pericoloso il Vangelo in mano alla gente. Il fatto che sia stata inventata la stampa e quindi la scrittura, la Bibbia potesse essere divulgata, appunto, faceva un po' di problema. Soprattutto la questione era tradurre. Si può tradurre in lingua volgare? Se noi traduciamo in lingua volgare la scrittura, tutti possono leggerla. E al concilio qualcuno diceva, ma se la traduciamo e tutti la leggono, l'eresia va avanti. Qualche altro diceva, meno male che lo traduciamo, speriamo che tanti leggano il Vangelo. Ma di fatto, dopo il concilio, pochi anni dopo, fra l'elenco dei libri proibiti viene messo la Bibbia. Cioè non si può leggere la Bibbia, è un libro proibito. Si legge soltanto col permesso del vescovo. E qualche anno più tardi, verso la fine del 1600, addirittura neanche il vescovo può dare il permesso di leggere la Bibbia. Poi naturalmente questa legislazione cade di per sé, però di fatto l'accesso alla parola di Dio era sempre veicolato attraverso la predicazione, la liturgia, non c'era un contatto diretto. Questo specialmente in Italia. In Italia c'era poca conoscenza della parola di Dio. E quindi effettivamente è chiara che mette, cioè legge da sola. Avvicina il microfono, padre Fabio. Benissimo. Di fatto questa donna che da sola legge la parola di Dio suscitava problema perché non si era abituati. Non è che ci fosse una legge scritta, ma c'era una prassi. Era il parroco che spiegava la parola di Dio nella liturgia, nel catechismo. Quindi questa era un pochino la situazione ecclesiale che si respirava in Italia e che quindi ha fatto difficoltà. Appunto, queste leggono la Bibbia, sono come i protestanti, è una delle accuse ricorrenti. Ma ancora dei biblisti, io non cito qui adesso perché non faccio una lezione, ma insomma, ancora negli anni 60 dicevano qui in Italia la parola di Dio non raggiunge ancora il popolo di Dio, è ancora assente. È stato il Concilio Vaticano II che ha rimesso in mano davvero la parola di Dio. Giovanni XXIII ha chiesto alla San Paolo di fare una Bibbia a 1.000 lire, in maniera che tutti potessero comprare la Bibbia. Ma siamo già appunto negli anni 60. Grazie, grazie. Poi potrei parlare ancora del ruolo della donna, ma magari ci torniamo dopo. Ci ritorniamo dopo. Sì. Adesso mi fermo un attimo su una domanda, arrivateci, che ne esprime almeno una decina di questo genere. Posso dire soltanto, aggiungere solo una piccola cosa, cioè rispetto agli aspetti storici, perché diversi storici hanno scritto delle critiche, alcuni, devo dire, insomma, hanno compreso la distinzione necessaria rispetto al media usato, cioè una fiction non è un documentario, come giustamente ricordava prima Lucia, e quindi bisogna avere questa consapevolezza. Un documentario deve essere rigoroso, una fiction ha un altro obiettivo, una fiction non deve falsare, non deve tradire,
magari può romanzare, ma deve essere fedele ai contenuti. E questo è il criterio che ci ha guidato. Ecco, rispetto per esempio alla canzone, cui si fa cenno, naturalmente noi ne siamo assolutamente consapevoli. Il problema è stato che abbiamo cercato disperatamente, anche con dei consulenti trentini, di trovare una canzone alla Madonna, perché la canzone che viene cantata è una canzone alla Madonna, una canzone alla Madonna, quindi precedente, per cui plausibile, che fosse bella come questa. E non siamo riusciti a trovarla. Questa è la realtà. Allora, la scelta artistica che è stata fatta è stata quella di privilegiare la bellezza alla freddezza storica. Ecco. Bello. Questo è accaduto anche un po' altre volte rispetto a qualcosa che qualche storico ci ha contestato. Anzi, c'è stato anche qualcuno che non ha visto il film, ma si è sforzato di cercare solo i dettagli. Però peccato, perché ha perso poi invece l'insieme. Ecco. Saverio, ci fermiamo un momento con te, ti ripeto, per farti una domanda gettonatissima arrivataci sulla chat. E te la faccio con questa. Mio marito chiede come mai il nome vero di Chiara Silvia emerge dalla fiction. Non lo avete ritenuto importante? È stato per esigenze tecniche di spazio? No, beh, questa è... Allora, il problema è questo qui, è che bisogna considerare che la maggioranza delle persone che hanno visto il film non conoscevano Chiara. Iniziare un film in cui tu chiami alcune volte Silvia e qualche altra volta Chiara, la protagonista, è difficilissimo. E Chiara si è fatta chiamare Chiara prima rispetto al 2 settembre del 43, quando era una terziaria francescana. Quindi noi non avremmo nemmeno potuto raccontare questo momento, cioè il momento in cui lei ha deciso, come magari, che ne so, avviene per Sant'Antonio di Padova, per esempio. Ecco, Sant'Antonio si chiamava Fernando, se non ricordo male, nel momento della conversione decise di chiamarsi poi dopo Antonio. Cioè un momento molto preciso e molto chiaro della storia. Noi non avevamo un episodio simile con Chiara. Quindi avremmo avuto la difficoltà di gestire, per lo spettatore che non conosceva nulla, all'inizio della storia, la protagonista chiamata da alcuni Silvia e da altri Chiara. Sarebbe stato, come dire, insomma, un paradosso impossibile, certo, da fare. Certo, grazie. Lucia, torniamo a te. Ti confesso che le scene d'apertura e quelle finali di Chiara sola davanti al Sant'Uffizio sono in assoluto quelle che ho amato io personalmente di più di tutto il film. A mio parere dicono tutta la novità e il coraggio di Chiara Lubich. Ecco, da storica delle vicende del movimento dei focolari, cosa mi diresti? È andata proprio così? Cioè, tanti stanno chiedendo, ma la Chiesa è stata proprio così dura con Chiara? Sai cosa? Penso che se oggi ci fosse Chiara qui, e spero che ci sia in un certo senso, ti risponderebbe innanzitutto una cosa. La Chiesa è stata madre e questo lei lo ha costantemente creduto e altrettanto costantemente lo ha trasmesso a tutti i suoi, tanto che non permetteva nessun giudizio, nessuna manifestazione anche di dissenso. E per lei era stato veramente di grande consolazione un'affermazione di Montini quando era sostituto della Segreteria di Stato e aveva chiesto di incontrare Chiara perché Montini aveva conosciuto il movimento attraverso Eli Folonari, una sua parente. E Chiara va da lui nel febbraio 53 a due incontri e Montini, profondo conoscitore della vita della Chiesa, sa infondere in lei proprio pace e luce nel discernere l'agire della Chiesa e le disse per voi il Sant'Uffizio è garanzia e protezione perché il Sant'Uffizio è Chiesa e Chiesa madre.
Io non so se questo atteggiamento di Chiara si coglie a sufficienza nel film, per questo mi sta a cuore precisarlo, cioè Chiara non è di fronte alla Chiesa, ma quasi separata, ma il suo atteggiamento è sempre quello dell'essere figlia della Chiesa e di sentire, come dirà poi, sempre, no? Come questo amore che era nato in lei dalla lettura del Vangelo, no? Dal chi ascolta voi ascolta me, e l'eredità che lei e le prime focolarine le sente che devono, che deve lasciare, tanto che dice chi tocca la Chiesa tocca a noi. Questo però non toglie che anche riconoscere che il tempo in cui la Santa Sede ha studiato Chiara e il movimento è stato lungo, sofferto, ha avuto momenti particolarmente duri. Chiara ha vissuto per anni nell'incertezza del domani e non solo per la sua persona, ma forse quello che le pesava di più era per il futuro di quelli che l'avevano seguita. E qui vorrei precisare una cosa, perché non so se tutti lo sanno, anche se dopo compare nelle didascalie che accompagnano quelle bellissime fotografie alla fine. Ma quando il cardinale del Santo Uffizio dice l'approvazione, il movimento è approvato, in realtà storicamente non è così, cioè il movimento non viene approvato nel 52, anzi proprio quei provvedimenti del Santo Uffizio presi alla fine del gennaio 52 e riguardavano tre cose, cioè il movimento non doveva essere nelle mani di Chiara Lubich, il secondo provvedimento era di continuare una visita apostolica da parte della Santa Sede e il terzo era quello di comunicare a tutti i vescovi che non si dovevano aprire nuovi focolari. Questo tempo di dolore, questa croce che è stata vissuta proprio per amore, ha fruttato tantissimo. Gli anni 50 sono pieni di frutti da un punto di vista, perché la vita è andata avanti, si è stati obbedienti, nel senso non si sono aperti i focolari certamente, però questo non ha impedito di non ha soffocato la vita, perché e allora in effetti praticamente alla fine degli anni 50 il movimento arriva anche oltreoceano, no? In Brasile, poi in Argentina anche. E Chiara più volte si è trovata di fronte alla situazione, anche il movimento, alla possibilità di uno scioglimento, e qui si potrebbero ripercorrere tante date. Ricordo solamente alcuni anni chiave, il 57, il 60, quando lo scioglimento sembra voluto dalla Conferenza Episcopale Italiana. Poi la stessa approvazione del 62 ad opera di Giovanni XXIII, che approva la parte maschile, è una gioia per Chiara, certamente, perché dice siamo Chiesa, finalmente la Chiesa ci approva, però è anche significativa perché non approvano la figura di Chiara, per cui lei tante volte, fino a Paolo VI che dà una svolta veramente in questo senso. Se pensiamo qual era l'atmosfera, anche prima si accennava, ma alla conferenza episcopale, per esempio, italiana, ancora nel 59, quando si parla dei focolarini, un vescovo che non li aveva mai incontrati si ferma solo al pensiero che ci fossero delle donne di mezzo. Dice ci può essere un pericolo di isterismo e potrebbe diventare un'epidemia, dice. Allora, e poi meraviglia il fatto che le donne fanno come da maestre di spirito. E anche un altro vescovo che riconosce, che ha conosciuto delle persone ed è l'estima, ma afferma, dice,
questa mescolanza è pericolosa. Se eliminiamo le donne, allora potranno mettersi sulla strada buona. Per cui c'è tutto, ci sono tanti motivi di sofferenza, ma se ne potrebbe parlare a lungo ancora. Però ti ringrazio di aver concluso in qualche modo con questo accenno potente sulla donna, perché è quello con cui vorrei continuare il nostro dialogo con Padre Fabio. Padre Fabio, nelle recensioni e nelle critiche successive al film, moltissimi hanno messo in evidenza questa assoluta novità della figura di Chiara, hanno usato spesso il termine primato. Allora vorrei chiederle, proprio da profondo conoscitore della spiritualità, delle spiritualità della Chiesa, cosa direbbe? Cioè, come era vista la donna dalla Chiesa negli anni 40-50? Il microfono. Direbbe forse partire da lontano. Cioè, la presenza della donna nella Chiesa si è visto, cioè una delle preoccupazioni che appare nel film da parte della Chiesa è appunto è questo protagonismo femminile. A me sinceramente non sembra che Chiara abbia volutamente ritagliarsi un ruolo femminile, cioè non è che ha voluto promuovere la donna come tale, lei ha seguito una spinta interiore dallo spirito. Questa lettura del Vangelo l'ha portata a vivere con semplicità il Vangelo. È diventata protagonista senza volerlo. Ma questa carica femminile, forte, nella Chiesa, bisogna dire che innanzitutto c'è sempre stata, fin dai primi secoli. Cioè, fin dai primi secoli ci sono donne che si consacrano a Dio e vanno veramente controcorrente rispetto alla mentalità comune. Soltanto queste donne possono veramente realizzarsi. C'è un libro di una mia collega che ha intitolato Libere donne di Dio e descrive appunto le prime donne della prima era cristiana che avevano la capacità di studiare, di leggere, di essere indipendenti. Potremmo dire tanti nomi, a partire da Macrina, da Scolastica, ma eppure c'è sempre stata una difficoltà. Per andare nel deserto, per una donna era impossibile. Marina, una di queste prime donne, va nel deserto, ma deve travestirsi da uomo, che non è possibile per una donna intraprendere un cammino spirituale così. Solo quando muore si accorgono che è una donna. E questa è una parabola che torna costantemente. Quindi di fatto la vita religiosa femminile, la vita di consacrazione, ha sempre trovato delle remore. Io posso pensare a figure analoghe a Chiara. Mary Ward nel 1600 in Inghilterra ha le stesse difficoltà. Lei si veste come una donna normale, va nei palazzi, parla al clero. L'accusa di Mary Ward è che lei parla al clero del Vangelo e la fine è che la mettono in carcere. E non 10 anni. Mary Ward è riabilitata dopo 300 anni, da Paolo VI ancora, che riabilita Chiara, è riabilitato anche Mary Ward. 300 anni di estromissione da questa opera che lei aveva fatto, che erano appunto le dame inglesi. Oppure, non so, sempre nel 600... le figlie della carità non possono dichiararsi consacrate, perché Vincenzo De Paolo diceva: se voi dite che siete consacrate andate a finire in clausura, perché appunto la consacrazione e la clausura erano identificate. Ci sono alcuni esempi appunto tipo le beghine nel 1300-1400 nel nord Europa. Adesso la parola beghina è brutta, però sì. Le beghine, i beghinaggi sono delle esperienze meravigliose. Non so se qualcuno di voi ha mai visto un beghinaggio in Olanda, in Belgio. Sono a un quartiere di casette e in ogni casetta c'era una donna che viveva, studiava, pregava. Quindi le esperienze ci sono, però di fatto è sempre andata controcorrente questa presenza della donna nella Chiesa. E anche nel Novecento in Italia ci sono grandi figure, non so, pensiamo alla
la donna che è stata presidente dell'Azione Cattolica Femminile, Armida Barelli, è una grandissima figura. Però anche lei, perché ha potuto fare quello che ha fatto? Perché accanto c'era un uomo, c'era Agostino Gemelli. Una donna lasciata da sola era sempre un po' pericolosa. Accanto ci voleva sempre il sacerdote, il direttore spirituale, l'assistente, il consigliere, come se, ma questo valeva per i laici in tutti, non è solo per le donne, anche gli uomini. Cioè un laico sempre, aveva avuto sempre difficoltà a mostrare il suo sacerdozio regale e quindi la sua capacità vera di leggere il Vangelo, di viverlo, di esercitare il suo ministero laicale cristiano. Quindi Chiara è nata in questo ambiente. E il fatto che lei così fortemente, senza volerlo, è diventata protagonista di una vita evangelica vera, creava problemi. Che non c'era accanto a lei un sacerdote, un assistente. Come si permette di insegnare addirittura anche a dei preti? Certo. Se posso aggiungere una piccolissima cosa, naturalmente sotto, come dire, è tutto giustissimo, per carità, ma c'è un elemento in più che forse va considerato, cioè la società. Cioè noi abbiamo parlato della figura della donna all'interno della Chiesa, ma la figura della donna all'interno della società dell'epoca non era diversa. Cioè se una ragazza negli anni 40 decideva di andare a vivere da sola, era mal vista da tutti. Quindi, come dire, dobbiamo non solo contestualizzare la Chiesa in quel periodo, ma dobbiamo contestualizzare anche la società di quel periodo. Ecco perché poi dopo Chiara può essere chiamata a giusto titolo una rivoluzionaria. Ecco, non so, pare Fabio se... Sì, senza che lei lo volesse. Certo. Non è che lei si è proposta appunto di creare un nuovo femminismo, di mettere in rilievo la donna. Lei aveva delle compagne, delle amiche, e queste sono diventate protagoniste, a prescindere appunto da una volontà. Loro hanno seguito come un'ispirazione. E questo che mi piace, questo Vangelo in mano che diventa vita. Cioè la scena che più mi è piaciuta a me, se posso dirlo, prego. È quando lei, attorniata dai suoi bambini di scuola, vede una donna che è senza le scarpe. Ora, a me ha colpito tre cose. Prima di tutto che lei la vede. Cioè, quindi c'ha dentro uno sguardo già evangelico, la capacità di vedere, di cogliere un bisogno. Poi nel copione sicuramente non c'era il fatto che lei scosta la mano del bambino che gli mette davanti un foglio. L'attrice lo ha fatto lì improvvisamente, no? Perché vuol vedere e questa donna davanti a sé. Secondo, non basta vedere. Bisogna agire, non che dice signore, signore, ma chi fa? E lei si toglie le scarpe. Terzo, non dà a un bambino le scarpe dicendo porta le scarpe a quella signora, va lei. Cioè lei ha questo contatto diretto, personale, con l'altro, con la sofferenza. Questa mi sembra una pagina evangelica, cioè un Vangelo che si traduce in vita. Era questo forse che è un pochino era nuovo. Perché anche leggere il Vangelo, si poteva leggere il Vangelo, ma pensare che il Vangelo veramente potesse essere vissuto, tradotto in vita, e nel film mi piacciono questi fatti, perché un film non sono i dialoghi, sono anche i dialoghi, ma il film sono soprattutto le azioni, le scene. Questa scena mi è rimasta nel cuore come una delle più belle, più poetiche, più vere e più rivoluzionarie del film. Insomma, il Vangelo protagonista indiscusso del film, mi pare di capire, no? Non solo il Vangelo letto, ma il Vangelo vissuto. Questa è la novità di Chiara, il Vangelo vissuto, messo in pratica. Grazie Padre Fabio. Nel frattempo siamo diventati 1750. Un saluto a chi si è collegato poco fa, lo vedo dalla chat, che è diventata praticamente, se posso permettermi, un luogo digitale virtuale di comunione, oltre che di domande. Ecco, procedo con una domanda, direi che se potessi appunto fare in questa famosa top 5 sarebbe al terzo posto.
Saverio, allora andiamo un attimo a parlare della costruzione dei personaggi, cioè la scelta di raccontarne alcuni piuttosto che altri. In che modo, due domande, in che modo gli attori si sono preparati a interpretare Chiara piuttosto che le prime compagne, piuttosto che Gino? A proposito di Gino, ecco, dove sono finiti i primi compagni di Chiara? Ce n'è una sfilza di domande, di persone che ti chiedono questo. E, come mai? Perché non ci sono? A te. Allora, come si sono preparati? Ciascuno lo ha fatto in una maniera assolutamente scrupolosa. Cristiana Capotondi, che notoriamente è un'attrice serissima, ha visto tantissimi video, ha letto tantissimi libri, così come avevano fatto già prima gli autori, il regista, il primo dei quali è questo qua, di Lucia. Vedete con tutti i post-it. quindi ciascuno ha studiato e ha studiato tanto. Per esempio Miriam Cappa che faceva Josie, quando dopo aver vinto il provino, ha telefonato in maniera autonoma al centro Mariapoli di Cadine, di Trento, e ha chiesto di poter stare qualche giorno lì. È andata tra l'altro anche al paese natale di Josie ad informarsi, quindi ciascuno ha usato tutto come dire, la capacità di approfondire in maniera individuale il ruolo che doveva interpretare. Naturalmente, poi dopo tutti guidati da Giacomo Campiotti che ha fatto una full immersion in Chiara. Allora, la mancanza degli uomini. Potrei farvi rispondere da Antonio Di Pollina, che ci dice di essere andati troppo in fretta. Ecco, tra l'altro poi dopo lui sbaglia il nome della protagonista, invece di Cristiana Esatto, Capotondi la chiama deplorevole. Nina Crescentini, quindi forse di fretta è andato anche un po' lui. Comunque, a parte tutto, allora, la storia è questa. Noi abbiamo cercato fino all'ultimo, doveva essere 4 anni fa una miniserie in 2 puntate, questa storia, perché allora la Rai faceva ancora le 2 puntate. Poi è successo che a un certo punto, per motivi di vendita dei format all'estero, la Rai ha deciso di rinunciare alle 2 puntate. Quindi è diventato un film. E noi avevamo il difficilissimo compito di comprimere questa storia in 105 minuti, perché questo è il minutaggio che noi dobbiamo consegnare alla Rai per contratto. In scrittura non abbiamo voluto arrenderci. Quindi nella sceneggiatura del film c'è il ruolo di Marco Tecilla, l'incontro con lui, Marco che va in focolare a sistemare la lampada e poi dopo in altre scene rivediamo Marco. In una scena a Roma, quindi all'interno di quella che è la cornice narrativa, Chiara usciva dal Vaticano e andava a casa. A casa trovava Don Foresi e di Gino Giordani, tra gli altri. Quindi il tentativo di raccontare anche i cofondatori e i focolarini maschili. C'è stata in scrittura, c'è stato e li abbiamo girate queste scene. Il problema è che quando alla fine la montatrice Brunella Perrotta si è ritrovata tutto il materiale disteso di tutte le scene, il film durava 160 minuti. Quindi noi dovevamo tagliare 55 minuti di film. In quel momento adotti un criterio che è il criterio narrativo. Cioè, tagli quelle scene che non portano avanti la storia, cioè che si possono tagliare senza che la storia ne risenta. E alla fine sono state purtroppo quelle lì. Quindi, il risultato finale, tra l'altro di 107 minuti, è dovuto a questo, ma quelle scene sono state girate. Comunque, Saverio, posso dirti una cosa che, a parte il taglio narrativo, dopo è coinciso anche con quello storico, in questo, perché sarebbe stato tutto dopo il Giustizia. 46, per Esatto, cui. perché il primo focolare maschile è 48. Ah, sì. Sì. Sì, però il desiderio c'era di raccontare anche. Poi ci siamo detti, comunque si coglie la dimensione della comunità nascente, cioè si vedono anche gli uomini. Ecco, per cui ci è sembrato, insomma, come dire, un peccato veniale, ecco. Certo. Restiamo sui personaggi, restiamo con Saverio e Lucia e andiamo a Ines, che è stata la grande rivelazione, una delle grandi rivelazioni di questo film. Saverio, a te vorrei chiedere perché tra tutti i personaggi possibili avete scelto di dar spazio proprio a lei. A Lucia, a te vorrei chiedere, ma
questa Ines è davvero esistita? La domanda che tantissimi si fanno e ci fanno. Chi era? Iniziamo con Saverio. Ok, non voglio bruciare la risposta di Lucia. Noi ci siamo però basati proprio su un passaggio del suo libro, Qui c'è il dito di Dio, che ho fatto vedere prima e che consiglio a tutti perché è meraviglioso, di quegli anni, e che è stata un po' la nostra Bibbia, diciamoci la verità, e in cui si parla di una delle prime compagne che poi lascia il movimento. Ecco, quando abbiamo letto quel passaggio, io nemmeno lo conoscevo, abbiamo sentito che c'era una possibilità narrativa molto fertile. Perché? Perché noi avevamo l'alternativa di inventare sui protagonisti reali, quindi su Dori, su Natalia, su Graziella e così via, e credo avremmo falsato la loro storia, oppure invece individuare due personaggi da gestire e romanzare per rimanere fedeli a tutto il resto. Abbiamo optato per questa seconda scelta. E quindi Ines ha questo ruolo, non a caso è uno dei personaggi più amati, non soltanto perché Aurora Ruffino, che l'ha interpretato, è stata fantastica, ma anche perché ha permesso una libertà narrativa. Infatti la forzatura che noi abbiamo fatto è di collocare questo personaggio di Ines e farlo diventare la figlia del gerarca oppure del boia fascista, che poi alla fine viene salvato da Gino, Gino interpretato da Eugenio Franceschini, e invece il gerarca è Roberto Citrano. Questo ha permesso di legare tutta una serie di cose che poi però hanno portato un payoff, un risultato emotivo molto forte. Ecco, questo è un po' il discorso. Lucia. Guarda, secondo me è stata una scelta indovinatissima. Cioè, anche è vero, tanti mi hanno scritto, ho avuto messaggi pure di notte perché chiedevamo, ma questa è esistita o non è esistita? Allora, e anche qui. Anch'io te l'ho chiesto, anch'io te l'ho chiesto. Sì, ma comunque tanti si sono ritrovati in questo. Mi è piaciuto un messaggio che ho avuto quasi all'inizio, in cui qualcuno diceva che gli è piaciuto tantissimo questo personaggio perché si ritrovava in lei, perché anche questa persona aveva lasciato il movimento, però sentiva questo timbro che l'incontro con il carisma di Chiara aveva dato, che era poi rimasto per tutta la vita. Comunque, ritornando alla storicità, allora, e come ha detto Saverio, cioè Chiara ci ha sempre detto che intorno a lei c'era un via vai di cuori, e anche in modo molto, molto, molto delicato ha parlato di momenti di dolore acuto anche nel primo focolare, tanto che una volta, raccontandolo, ed è anche pubblicato in qualche libro, ha detto che quando qualcuno si sente schiantato dall'abbandono del fratello, l'ha detto in modo delicato, non ha detto della sorella, no? Però questa realtà è esistita anche in quel primo focolare di Piazza Cappuccini. Non c'è da meravigliarsi, perché erano giovani all'inizio della loro esperienza insieme, e anche come si vede anche dal film, all'inizio non sapevano neanche quello che stava nascendo. Chiara non voleva costruire un movimento, e poi erano veramente molto diverse tra quelle che abbiamo visto nel film. Per esempio, ci sono persone come Josi, Graziella, Natalia, che sono completamente diverse tra loro. Natalia è una persona molto sensibile, l'amore alla natura, alla musica, poi era vissuta in una famiglia tradizionalmente cristiana, poi aveva sperimentato il forte dolore della morte del padre, e che le aveva messo quasi la sensazione che l'amore non esisteva sulla terra. Invece Graziella è tutto un altro tipo, ne aveva vissute di tutte: poesia, ballo, musica, era campionessa di pallacanestro, aveva addirittura rifiutato la parte in un film perché non le sembrava così adatta al suo concetto di arte.
Josie, che secondo me è interpretata molto bene anche, e invece viene da un piccolo paese e dopo la scuola elementare, che era obbligatoria, aveva fatto il ginnasio, ma percorrendo ogni giorno 8 chilometri a piedi, anche col ghiaccio, anche con la neve, erano proprio all'opposto. Allora momenti di tensione potevano crearsi e questo è anche normale, insomma, nella vita. L'importante poi è recuperare quel rapporto. Ritornerei a quel momento di tensione a cui Saverio faceva cenno, perché è stato un momento importante nella vita di Chiara, nella vita del movimento, un momento di grande prova, perché da lì sono partite delle accuse che poi dopo sono state portate avanti per opera soprattutto del clero di Trento. Il sacerdote, anche se in momenti si ripeteva anche il suo volere accusare, però purtroppo rappresenta la realtà di quello che è stata la persecuzione che il movimento ha avuto agli inizi e che poi ha portato allo studio del Santo Uffizio. E in questo senso mi sembra di dover spendere una parola in più anche per De Ferrari, questa figura di vescovo che veramente è andato controcorrente, nel senso che pur se le arrivavano voci, appunto giudizi, critiche, soprattutto dal clero del posto, ha saputo ascoltare, accogliere, guardare e cogliere il dito di Dio in questa realtà e poi accompagnare gli sviluppi veramente come un padre che è stato sempre accanto. All'inizio era anche lui titubante, però si è convinto dalla testimonianza che gli hanno dato. È veramente una grande figura di vescovo che si è giocato tutto o parecchio proprio per difendere il movimento, tanto che gli storici non l'hanno tanto riconosciuto, soprattutto avevano difficoltà, insomma, ad accogliere. E mi ricordo che quando ho lavorato anche a riscoprire la sua figura, sentivo come un debito di gratitudine nei suoi confronti, ma anche di giustizia, perché mi sembra che vada detto proprio che è stato in ascolto dello Spirito Santo, insomma, è stato anche aperto al nuovo. Grazie. Non so se su Ines forse non c'è il tempo, però mi piacerebbe sottolineare due momenti in particolare. Il primo è che ci ha permesso di raccontare l'umanità di Chiara e di evitare il santino, cioè di non fare sconti anche a Chiara, perché Chiara con Ines nel film ha un confronto molto bello, ed è quando Ines chiede anche lei di fare il voto come lo ha fatto Natalia, e Chiara le risponde: sarebbe bello che tu prima ti riconciliassi con i tuoi genitori, come a sottolineare che per fare un passo del genere il presupposto essenziale è quello dell'amore. Ecco. E poi a me piace tantissimo la scena, poi c'è il conflitto tra Chiara e Ines, per cui Ines va via, e con Chiara che in quel momento sbaglia, umanamente sbaglia, no? E poi invece loro si ritrovano anni dopo. Ecco, quel momento che a me piace tantissimo, sì. E ho sempre difeso moltissimo quella scena, perché per me rappresenta una cosa molto precisa, e cioè rappresenta l'idea che se una persona è entrata in contatto con Chiara o con il carisma di Chiara e lo sente dentro di sé, anche se poi ha fatto delle altre scelte, rimane, se vuole, figlia di Chiara nel perseguire la fratellanza universale. Ecco, questo è un po' il senso di quella. Importantissimo. Padre Fabio, veniamo ora a quella che potremmo definire lo scoop del film, che si vede nella scena finale, cioè l'allontanamento di Chiara da parte del Sant'Uffizio dalla direzione del movimento. Perché dico lo scoop? Perché è stata tanta la meraviglia da parte dei più giovani, ma non solo, di questa parte della storia poco nota, diciamo. Quindi, da conoscitore delle spiritualità, dei movimenti spirituali, vorrei chiederle: ma
Che significato ha avuto questo gesto? Cioè, perché la Chiesa ha chiesto tanto a Chiara? Guarda, che ci siamo meravigliati di questa durezza, ma a volte ci meravigliamo del contrario. Nel Novecento, in questo periodo, sono nati tanti movimenti. Alcuni sono finiti molto male. Cioè, io non voglio fare nomi, ma sappiamo di persone che hanno iniziato un movimento e che poi sono state, si è scoperto che avevano un comportamento morale molto negativo. A quel punto si dice, ma perché la Chiesa ha permesso questa cosa? Perché non è intervenuta prima? Ora, in questo caso bisogna intervenire prima. Cioè, quando le cose vanno male, ci diciamo, ma perché non è intervenuta? E quando le cose vanno bene, come in questo caso, diciamo, perché sono stati così duri? Il principio è lo stesso. Cioè, la Chiesa, intesa come appunto il corpo gerarchico, i vescovi, hanno il carisma di discernere i carismi. Cioè, devono sapere se veramente questa è opera di Dio. Perché non è un'iniziativa personale. Cioè, questa Chiara che si mette in testa qualcosa, che lo faccia pure. Però lei travolge le persone, le coinvolge. Quindi la sua azione diventa un'azione ecclesiale, tocca il popolo di Dio. Ora io, che sono responsabile del popolo di Dio, voglio essere sicuro se questo che tu mi proponi viene veramente da Dio. O se è un tuo modo, un tuo sogno, viene veramente da Dio. E a me è piaciuto moltissimo quella scena, a parte che tutto. Cioè, quel tribunale di fatto non è mai esistito. Gli interrogatori erano da persona a persona, cioè c'era una persona che interrogava Chiara. Non è che ci fosse tutto un tribunale così organizzato, mamma mia, ma dal punto di vista scenografico è stato meraviglioso. Poi quella figura del cardinale a me è piaciuta moltissimo dal punto di vista appunto del film, scenica. Ma anche l'ultima parola che dice, no? Qualcosa come dice? Per Quando lei provare. domanda perché, perché? E lui dice per essere certi che il movimento dei focolari sia opera di Dio e non solo di Chiara Lubich. Qui è la chiave veramente di tutto il discernimento. Occorre fare un discernimento perché tu metti in mano il tuo popolo a una persona di cui vuoi essere sicuro. Viene veramente da Dio. A me questo sembra una cosa più che legittima, doverosa da parte della Chiesa. E dobbiamo essere grati noi adesso, perché sappiamo che questa cosa, proprio perché provata a lungo, siamo sicuri che viene da Dio. Certo che per chi lo subisce è un trauma, ma questo per tutti, mi hai detto appunto nella storia. Ma tu pensa a San Francesco, quando al capitolo delle stuoie. Così vogliono riformare il suo ordine, vogliono tirare fuori altre regole. E lui impazzisce, dite, se io vado al capitolo, parlerò chiaramente. Io non voglio che mi si parli di correggere la mia regola con Agostino, con Basilio, con Benedetto. Cioè lui difende a spada tratta la sua intuizione e questa è la sua morte, la sua croce, perché lui sa quello che Dio vuole da lui. Ma ci vuole una verifica. Oppure Camillo Dell'Ellis, la stessa cosa. Anche Camillo Dell'Ellis viene restituito da presidente del suo ordine. E allora, solo allora comincia a dire io per quest'ordine ho dato il mio sangue. Cioè, ognuno sente che quello che genera, perché questa è una generazione, di fatto Chiara, è in quel momento di dolore, è un dolore di un parto. Lei sta generando un'opera di Dio. Però voglio essere sicuro che opera in me. Da una parte c'è questa verifica da parte della Chiesa, dall'altra c'è il dolore, l'angoscia di vedersi strappare. Il figlio nasce, quindi esce da te, non è più tuo, è della Chiesa. Quindi qui Chiara sta dando alla Chiesa il suo figlio e sente il distacco. Quest'opera non è più sua. Il cardinale dice, ma quest'opera è di Dio o è solo tua? Ecco, questo distacco
per lei è una lacerazione, infatti si lacera anche il rosario, sono belli i chicchi del rosario, i grani del rosario che cadono in terra, quindi lei si spezza qualcosa, ma in quel momento nasce nella chiesa, è un dono non più suo, non è più il suo gruppo, le sue amiche, è un'opera nuova nella chiesa e lei deve consegnarla, deve staccarsi da quest'opera per darla alla chiesa. Poi la chiesa gliela rimette in braccio. Non so, questa penso è un po' la dinamica che si è verificata. Bellissima. Grazie padre Fabio. Prego Lucia. No, appunto volevo sottolineare anche questa cosa di padre Fabio, che diceva padre Fabio, anche per sottolineare la maternità della Chiesa anche in quel preciso momento storico, cioè il visitatore che propone anche di allontanare Chiara come dirigente del movimento, poi vuole custodire nel segreto questa cosa. Cioè io mi sono trovata in questi giorni con tante persone che mi chiedevano, ma noi non sapevamo quanto tempo è stato, ma quanto, forse è stato 1, 2, 3 anni. Ho detto no, è stata dal febbraio 52 al settembre 65 che lei è stata eletta come presidente, e anche con il consenso ovviamente di Paolo VI e tutto. Ma è molto delicato il modo di fare del visitatore. Lui scrive all'arcivescovo di Trento, comunica questa intenzione del Santo Uffizio, chiede all'arcivescovo di parlare con Chiara e forse suggerisce delicatamente delle dimissioni. Chiara accoglie subito la cosa, ma il visitatore, che era allora un francescano conventuale, si chiamava il padre Enrico Corrà, il visitatore non vuole assolutamente che il fatto sia risaputo, perché dice non deve essere una punizione nei suoi confronti. Se proprio non si riesce a nasconderlo, alle prime focolarine era ovvio che non si riusciva a nasconderlo, ma almeno che lo tengano segreto. E questo motiva anche il fatto di come Chiara non ne abbia parlato. Proprio nel, era cosciente anche di questa volontà della Chiesa di questa segretezza. Poi Chiara non ha mai parlato tanto del dolore, ha parlato più della luce che veniva e anche dell'amore, per cui perché per lei era anche qualcosa di segreto consumato anche nel suo amore a Gesù abbandonato. Però mi sembrava importante anche in questa sapienza della Chiesa anche collegare a questa sapienza anche la maternità, sempre. Importantissimo, Lucia. Grazie, mi faccio interprete, mentre parlavate buttavo un occhio alla chat di YouTube, mi faccio interprete del grazie a ciascuno dei nostri relatori da parte vostra, di tutto il mondo, per questi approfondimenti necessari, tanti scrivono, per una maggior comprensione di Chiara del film. C'è chi si è accostato alla figura di Chiara per la prima volta col film e che quindi desidera approfondire, chiede testi, chiede di conoscerla di più, e ci stiamo avviando verso la conclusione, già più di un'ora che siamo insieme, quindi vorrei fare un paio di domande a Saverio. Una, come vi dicevo all'inizio, il film ha generato, ma lo stiamo vedendo anche tra di noi, un dibattito a più livelli, a livello del grande pubblico, a livello della critica. C'è anche un dibattito, come ci dicevamo, che ha sconfinato in qualche modo, che è andato oltre il film, fino in qualche modo a servirsene, a muovere critiche pesanti ai focolari, tirando fuori persino tematiche forti come quelle degli abusi. Saverio, vorrei chiederti se hai qualcosa da dire in merito. Ah, sì, io direi due cose. Fatta la premessa dell'assoluto rispetto nei confronti di coloro che vivono nel dolore, ecco, quello che hanno vissuto, insomma, ecco. Però posso dire due cose. La prima è che la mia sensazione è che il film che noi abbiamo raccontato non c'entri nulla
con le vicende che vengono richiamate. E la seconda, invece, è che nell'inviare queste lettere ai giornali e poi dopo anche un giornale autorevole come il Corriere che ha deciso di pubblicarle, credo ci sia stata un minimo di leggerezza, perché occorre distinguere le responsabilità personali da quelle del movimento. Cioè, se l'accusa fosse il movimento usa dei metodi coercitivi, di manipolazione psicologica, eccetera, eccetera, è un discorso. Ma se uno dice io mi sono sentita manipolata, e beh, allora forse ci sono delle questioni più personali. Dopodiché va considerato che il movimento vive da 80 anni, è diffuso in 180 paesi, quindi è stato frequentato ed è frequentato da milioni di persone. Le lettere firmate arrivate al Corriere sono 4. Ecco, insomma, la sensazione che noi abbiamo avuto molto netta è di una strumentalizzazione di questa vicenda, e ci ha sorpreso che un giornale autorevole come il Corriere si sia prestato ad un'operazione di questo tipo, rischiando di inficiare anche i contenuti che veicola il film, che, lo sappiamo, parla di fratellanza universale. Ecco, questo mi sentirei di dire. Grazie, mi sembra importante averlo potuto chiarire. Benissimo, adesso procedo con una serie di domande, Saverio, che sono gettonatissime sulla nostra chat. Allora, tanto per cominciare chiarisco che questo Zoom, che questo appuntamento rimane sì disponibile sulla pagina YouTube, e quindi è possibile vederla, perché in molti lo chiedono, anche nei prossimi giorni rimane quindi su YouTube. Poi cominciamo con le domande. Allora, sappiamo che è uscito un libro tratto dalla sceneggiatura, giusto, Saverio? Sì, esatto, ce l'ho anche qui. Eccolo qua. Eccolo qua. Andrea Gagliarducci. Sì, per cui chi volesse, insomma, comprarlo lo può trovare o richiedere a Città Nuova. È un libro che ha in più quelle scene che poi dopo nel montato finale del film sono state tagliate, quindi insomma questa particolarità. Naturalmente il libro si basa appunto sulla sceneggiatura e poi è stato invece scritto da Andrea Gagliarducci. Edito da Città Nuova. Poi infinite domande sulle traduzioni. Saverio, questo film verrà tradotto? Come facciamo ad averlo? Uscirà un DVD? Allora, uscirà un DVD. Il problema è che occorre capire bene con Rai, perché Eliseo è coproduttore con Rai del film, occorre capire bene chi deve fare cosa. Questo lo capiremo nei prossimi giorni. Io quello che posso assicurare è che per tutto quello che dipende da Eliseo Multimedia cercheremo di accelerare tutti i tempi. Per quanto riguarda Rai, ecco, spero che anche loro possano rendersi disponibile e far sì che il DVD possa essere il prima possibile, insomma, acquistabile. Quindi anche sulle traduzioni ci aggiorniamo, diciamo, nei prossimi giorni, giusto? Esatto. Allora, sono tantissime le proposte di fare una seconda puntata, suggerimenti su che cosa metterci dentro. Tifiamo per un seguito. Che cosa ci puoi dire? Ma io escludo che possa esserci un seguito. Lo escludo perché noi siamo una società privata e quindi se la RAI ce lo chiedesse saremmo prontissimi a farlo. Però ecco, non ci sono le condizioni, i termini, secondo me, perché la RAI ce lo possa chiedere. Io posso invitare tutti a andarsi a rivedere il film su Rai Play, così la RAI vede che ci sono tantissime visualizzazioni e sperare in questo modo di valutare l'ipotesi di un seguito. Non siamo noi a deciderlo, ma è la RAI a doverlo fare. Direi che le domande principali le abbiamo prese in considerazione. Qualcuno dice fantastica l'idea del libro, vi ringraziano da tutto il mondo. Mi faccio interprete ancora una volta di ringraziare Saverio D'Ercole, Lucia Vignente, padre Fabio Ciardi
Saverio, vedo che vuol dire ancora una cosa. Vai. No, io vorrei raccontare tre episodi, però non so se poi dopo andiamo fuori molto rapidamente, per quanto possibile. Perché, sì. Ok, ringrazio innanzitutto le mie due collaboratrici, Francesca Gianni e Gladys Di Pietro, che sono state preziosissime nell'aiutarmi a fare il mio lavoro su un film nei confronti dei quali evidentemente ho un'adesione pressoché totale, e quindi hanno cercato di preservare la mia lucidità professionale per quanto possibile. No, io volevo raccontare queste cose perché le ho vissute in prima persona ed è giusto che vengano, come dire, percepite anche dagli altri. Poi ognuno le può chiamare circostanze, coincidenze, ecco. Allora, la prima è questa. Il film si doveva girare in realtà nell'estate del 2019. E poi, però, per motivi di budget della RAI non si poteva girare, quindi il film è slittato all'inizio del 2020. Noi avevamo dei grossi problemi economici sul film e quindi avevamo bisogno di iniziare a girarlo prestissimo, e quindi il film è stato programmato per iniziare il 9 di marzo, quindi il giorno del lockdown qui in Italia. Però il problema era che in quel periodo Cristiana Capotondi non era disponibile. E quindi noi abbiamo fatto i provini per Chiara ad altre attrici, ad un'altra attrice in particolare. E se il film fosse partito il 9 marzo, la protagonista non sarebbe stata Cristiana, e tutti quanti noi, con i risultati che abbiamo visto, possiamo immaginare sarebbe stato un film molto diverso, magari ugualmente bello, per carità, però il volto di Chiara avrebbe avuto un altro volto. Un'altra cosa che mi piace raccontare è che il 7 dicembre, quindi la scena della consacrazione di Chiara, è stata girata per dei motivi che sono assolutamente casuali, perché il piano di lavorazione viene stabilito sulla base di tre criteri. Il primo criterio è la disponibilità delle location, il secondo criterio è la disponibilità degli attori e il terzo criterio è un criterio meteorologico. Se piove si gira negli interni, se non piove si gira fuori. Quindi molte variabili. Il 7 dicembre, la scena del 7 dicembre, è stata girata l'11 agosto, il giorno di Santa Chiara. Il terzo episodio che io volevo raccontare invece è questo, e cioè la scena di Gesù abbandonato. Doveva essere girata nei primi giorni di riprese in agosto, e solo che il regista non ha fatto in tempo perché le giornate erano molto nutrite, e quindi il programma è saltato e quella scena è saltata. Allora l'aiuto regista Franco Nardella ha cercato di reinserirlo quotidianamente nei giorni di riprese successive, ma questa scena non si riusciva mai a girare. Noi abbiamo girato 4 settimane a Trento e una settimana poi a Roma. E siamo arrivati alla fine di Trento e non siamo riusciti a girare Gesù abbandonato. Tra le altre cose, dalla mia moviola ci dicevano che il film era lunghissimo, che quindi bisognava tagliare. Non si potevano aggiungere dei giorni, perché per noi voleva dire che il film costava di più, spendere più soldi, quindi bisognava finire nei tempi previsti, e quindi ci siamo portati dietro a Roma anche questa scena di Gesù abbandonato. I primi 2 giorni li abbiamo della settimana a Roma li abbiamo girati a Viterbo, dove abbiamo fatto appunto il Sant'Uffizio, poi San Pietro, poi dopo abbiamo girato quelle scene con Gino Giordani e Don Pasquale Foresi che sono state tagliate. È rimasto l'ultimo giorno di riprese. È stato trovato la location, l'ambiente, è stato trovato a Frascati, quindi nei Castelli Romani, non molto lontano da Rocca di Papa, dove, come tutti sappiamo, Chiara ha vissuto per tanti anni. E la location che era prevista, la scena che era prevista come ultimo giorno di riprese, questo da piano di lavorazione, era il Che tutti siano uno. La mattina abbiamo girato il Che tutti siano uno, al pomeriggio abbiamo girato Gesù abbandonato. I due pilastri dell'ideale di Chiara sono stati girati nello stesso giorno, assolutamente in modo casuale, e l'ultima inquadratura del film, delle riprese del film, è Padre Casimiro che dice di Gesù abbandonato. Grazie, davvero importante questo. E continuo a dirvi che sì, la registrazione di questo evento rimane disponibile su YouTube, visto che molti continuano a chiederlo. Ringrazio ancora a nome vostro i nostri relatori
Che dirvi? È possibile vedere e rivedere il film su Rai Play e ci salutiamo. Buona serata, buon pomeriggio, buona giornata a quanti siete collegati. Ancora 1700 da tutto il mondo. Un grazie per le domande, per il calore dimostrato. Vero, mi sento di esprimere tutti e tre. Buona Assolutamente. serata. Grazie. Grazie. Un grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.